Cerco di farvi una breve presentazione del prodotto mostrandovi quella che è la dashboard. Partiamo dalla fine, che come si può notare, io cerco di farvi vedere che al colpo d'occhio si dà subito la sensazione di quello che sta succedendo nella rete. Nel riquadro con i pallini si vede la gravità di quello che può essere un attacco informatico. Invece nel lato di là si vedono i numeri per capire la tendenza di quelli che sono gli errori o gli allarmi riscontrati nel giorno e nella settimana. In basso possiamo notare anche le attività relative per i sensori, che sono i sensori che vengono installati all'interno dell'azienda per rilevare e mandare le informazioni nel correlatore per dare un quadro completo di quello che sta succedendo. Ok, un'altra cosa che volevo mostrare che era in basso sono le vulnerabilità. Questo strumento è un insieme di più tool. E uno di quelli più importanti, una volta fatta la scansione di quelle che sono gli asset di rete, è capire quali sono le vulnerabilità associate a ogni dispositivo. Questo vi può dare l'idea di quello che può essere le vostre falle e tentare delle azioni correttive prima che vi succeda un attacco. Cerco di tornare su per farvi vedere qualche altra cosa. Un altro aspetto fondamentale, oltre a capire quelli che sono gli asset, come stanno messi, è capire cosa sta transitando nella rete. Questi riquadri vi indicano quelle che sono le attività maggiori nell'arco temporale che succede all'interno della vostra rete, in modo che potete valutare a colpo d'occhio se ci sono attività anomale che da voi non previste. Un altro aspetto fondamentale può essere quello dell'ambiente cloud, quindi non soltanto nella vostra rete aziendale, ma anche in quello che può essere un OneDrive, per darvi la possibilità di capire se ci sono attività all'interno dello scambio di file da voi messe a disposizione dei dipendenti, ci può stare qualche tipo di attività non consentita o anomala da parte dei operatori. Cerco di farvi una panoramica molto veloce. Per non annoiarvi troppo, vi mostro gli allarmi, quella che sono la schermata degli allarmi, perché qui una cosa molto importante, la threat intelligence è fatta da una community, cioè non da soli è difficile capire se un attaccante è malevolo o quanto è malevolo, e quindi ci viene incontro la community facendoci una sorta di analisi di quello che sono le minacce. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa, delle informazioni relative a chi sta attaccando o chi sta entrando, con una serie di informazioni ben dettagliate su quelle che sono le reputation degli IP o degli indirizzi a cui si stanno collegando la vostra infrastruttura. Vediamo se riesco a tornare indietro. Scusate, sono andato troppo fuori. Niente da fare, sono scappato. Dov'è il browser? Aiutami. Grazie. Ecco qua. Quindi ho visto gli allarmi, adesso vediamo gli eventi. Questi sono gli eventi nell'arco temporale che succedono all'interno della rete, che può essere sempre interessante capire dalla sorgente alla destinazione di dove vengono fatte le chiamate.
e nell'arco temporale in cui queste avvengono. Tutto questo può essere molto interessante ai fini dell'analisi di un'eventuale intrusione. Un'altra cosa importante sono gli asset, che lui è in grado di poter identificare in modo automatico scansionando la rete. Troppo il mouse un po' scomodo. Di questi asset si possono raggruppare in gruppi, in modo che potete fare una sorta di cernita di quelle che per voi sono quelle più importanti, e ogni tipo di asset può essere inserito in un gruppo specifico. Per esempio, possiamo fare un gruppo dedicato a quelle che sono, vediamo se c'è qualcosa, le macchine che devono rispettare determinati criteri di compliance per le normative. E qui ci sono un riepilogo a livello di gruppo di macchine che avete messo all'interno. Una cosa molto interessante di questo prodotto è la reportistica, che è già pronta per quelle che sono le informazioni da dare ai vari, diciamo, ai vari ispettori che vi chiederanno delle informazioni relative alla vostra infrastruttura per essere compliant alle normative. Per esempio, possiamo vedere la ISO 27000, se ne trovo una, che è questa qui, che vi dà l'elenco degli asset. Il prodotto è molto intuitivo e out of the box, la maggior parte dei tool sono già pronti all'uso. Ho preso uno che non si vede. Vediamo se ne trovo un altro un po' più popolato. Scusate, ma lo spazio ristretto del mouse è un po' complicato a premere il bottone. Non sono fortunato. Effetto demo, mi prendo tutti i vuoti. Purtroppo l'ambiente è una sandbox, quindi ci sono soltanto poche informazioni. Vediamo se ci sta una parte di questo vuoto. Vabbè, non vi annoio di più, forse l'ho trovato questo. Poi, in caso di intrusione, questo strumento vi dà la possibilità anche di prendere le informazioni necessarie per fare la denuncia al garante, cosa molto importante perché avete 72 ore per denunciare un'eventuale intrusione, e lui vi dà gli strumenti, questo strumento vi dà la possibilità di poter raccogliere le informazioni da poter mettere a corredo della denuncia. Questo era l'esempio che volevo farvi vedere per un report di ISO 27000 sulle vulnerabilità relative agli asset. Ovviamente qui è un po', nella demo è un po' eccessiva, perché 50.000 vulnerabilità per un dispositivo è una noncuranza non da poco. Per la parte di investigazione, se ritorniamo negli allarmi, vi faccio vedere un esempio di una simulazione in caso di intrusione e la possibilità di poter fare un'indagine più approfondita su quell'evento. Se per esempio prendiamo un allarme di Master Command, si possono scegliere delle azioni automatiche nel caso di contenimento, come dicevamo prima, della macchina infetta, oppure aprire un ticket o fare altri tipi di attività in automatico. O se no si possono inoltrare delle regole per mandare degli avvisi a eventuali gestori del device. Come vi dicevo prima, si possono aprire direttamente una sezione di investigazione. Io adesso
privato già uno già esistente, ma da qui è abbastanza veloce e facile. Su Investigation. Se ne apriamo uno. No, sono sempre quelli vuoti tra. Che è popolato. No. Purtroppo la demo, l'ambiente di demo è un po' scarno. Poco casino c'è. Comunque fondamentalmente sono gli eventi che sono stati scatenati, la sorgente, la destinazione, il tempo e i passi a cui questi eventi sono correlati per arrivare dall'intrusione fino alla compromissione del sistema. E tutto ciò può essere raccolto e arricchito con delle informazioni aggiuntive. Quindi tutto questo può essere poi inviato e usato per fare la denuncia al garante. Questa è un po' la panoramica. Ritorno sulla dashboard per darvi ancora qualche altra visualizzazione, per esempio su Amazon S3. Questo è lo stesso concetto di quello che era prima per OneDrive, per controllare e tenere sotto controllo i vostri dati, che giri fanno e dove vanno a finire. Questa è un po' la panoramica più veloce che ho potuto fare. Spero di essere stato un po' non troppo veloce, e se avete delle domande in merito potete chiedermi, sono a disposizione. C'è un desk vostro? Sì, il desk è qui davanti, se avete bisogno di informazioni potete chiedermi e vi deluciderò nel miglior modo possibile. Vi ringrazio e buona giornata.